Canitano alla prima di questa, questa prima frazione di gara, avete giocato molto bene fino ad ora. Avete dimostrato come sempre siete un'ottima squadra, girate molto bene, nonostante comunque gli avversari stanno dando il massimo. Però diciamo che il portiere vi ha salvato in un'occasione, parando un rigore, quindi un grande congratulazione per il portiere. Cos'è da dire? Niente, che comunque ringraziamo il nostro portiere, ha fatto una bella parata. Potremmo giocare meglio, non stiamo giocando al massimo e quindi il secondo tempo dobbiamo giocare. Vabbè, in questa prima frazione di gara comunque sei la persona che ha dato il maggiore contributo, infatti nell'azione in cui hai fatto quello sei stato un po' fortunato, però comunque ti eri liberato abbastanza bene. Cosa pensi che ci sia da migliorare nel secondo tempo o non ti è piaciuto? Il gioco, dobbiamo passare prima la palla e dobbiamo cercare di giocare due tocchi per giocare più veloce la palla. Va bene, bocca al secondo tempo. Qui con una Feltra alla fine di questa bellissima partita, è stata una partita molto combattuta, siete andati in svantaggio in quasi tutto l'arco del secondo tempo, poi fortunatamente con una grande prova di carattere siete riusciti a emergere e portare questo pareggio a casa. Una prestazione complessiva di tutta la tua squadra, ma soprattutto tua nel finale, che hai contribuito nel migliore dei modi. Cosa da dire? L'importante è segnare sicuramente quello, ma secondo me in questo caso ci serviva una prestazione più di squadra, perché si fa bene segnare, è bello, però se poi non portiamo i punti a casa perché ce ne servono molti, diventa un problema. Ok, nel gol che ha portato qui a pareggio, il 4-4, è stato un bellissimo gesto tecnico da parte tua, che ti ha alzato palla per scavalcare l'avversario e poi concluso il rete. Facci i miei complimenti, un bellissimo gol. Cosa... Come merito dell'organizzatore che prima ti ha alzato il pizzo. Sì. Come ti è venuto di saltare l'uomo così? Quando ero piccolo, non sto spaziando, non lo so. No, vabbè, però è capitato, non so se capiterà di nuovo. È stato un gol fortunato alla fine, se devo essere sincero. Vabbè, molto umile. Per le prossime partite cosa pensi ci sia da migliorare? Dobbiamo cambiare il portiere, non sto scherzando, ti voglio bene. No, seriamente, dobbiamo impegnarci di più, perché per le potenzialità che abbiamo possiamo fare molto di più. Però ci manca un po' di testa. Soprattutto prima. Un po' più di calma. E molto più di calma.
ti auguro bocca al lupo per il prossimo evento a torneo.